Scrivi nei commenti quanti indovinelli riesci a risolvere correttamente. Samantha e Jack sono rimasti bloccati su una piccola isola disabitata. Non hanno né radio né cellulari, quindi non riescono a comunicare con i soccorsi per chiedere aiuto. Sull'isola non ci sono alberi, quindi non possono fare segnali di fumo e intorno a loro si vedono solo sabbia e rocce. Improvvisamente Samantha nota un aereo che volteggia in cielo e li sta cercando. Purtroppo vola troppo in alto e il pilota non può vederli. Ma a Samantha viene un'idea. Subito dopo l'aereo scende a prenderli. Che idea ha avuto Samantha? Ha usato delle pietre per scrivere SOS sulla spiaggia. Il detective Cooper deve riuscire a scoprire l'ultima informazione mancante nel caso di cui si sta occupando. È riuscito finalmente a raggiungere l'ufficio dove sono nascosti i documenti segreti. Per aprire la porta deve scegliere il pulsante giusto. Ce ne sono tre, uno giallo, uno verde e uno blu. Quale deve premere il detective? Il detective deve premere quello blu. È abbastanza consumato, quindi deve essere stato usato molte volte. Inoltre c'è un biglietto con delle note. Il pulsante verde è per le emergenze e il giallo chiude le porte e spegne le luci dell'intero edificio. Ehi, vorrei avere uno di questi pulsanti! Jack e Jim hanno deciso di rispondere sempre sì a tutte le domande per un giorno intero. Se uno di loro non risponde sì, perde automaticamente e deve dare $100 all'altro. A Jim viene in mente che c'è una domanda a cui nessuno può rispondere sì. Qual è? Secondo Jim, nessuno può rispondere sì alla domanda «Stai dormendo?». Jim aspetta che Jack faccia un pisolino e registra un video in cui Jack risponde russando alle domande di Jim. Che colpo basso! Jason fa il commesso in un grande centro commerciale. Al momento ci sono tre persone nei camerini del suo reparto. Jessica, la ragazza, indossa un abito verde. Sean è l'uomo che indossa una giacca di pelle e dei jeans molto stretti e Alex è l'uomo che sta provando i jeans più larghi che Jason gli ha portato. Uno dei clienti è un alieno, Jason deve capire quale. È Alex, guarda bene i suoi piedi, solo un rettile o un alieno possono avere dei piedi del genere. Julian deve ritrovare un documento importante che ha perso. Ha già guardato in mezzo a tutte le sue carte e finalmente ha trovato qualcosa che assomiglia al documento di cui ha bisogno. Ma, pochi minuti dopo, capisce che ci sono 4 copie dello stesso documento e sembrano tutte uguali. O no? Riesce a capire qual è il documento originale? È quello in alto a sinistra. Ha un francobollo e una firma e c'è scritto accordo. Quello vicino sembra uguale, ma ha un errore di ortografia. C'è scritto axordo. Il resto delle copie non hanno il francobollo o la firma. Mr. e Mrs. Jones sono appassionati d'arte e amano collezionare pezzi rari e costosi. Una volta sono partiti per un viaggio d'affari e, quando sono tornati, si sono accorti che mancava qualcosa. Hanno chiamato subito la polizia, ma i poliziotti erano confusi perché non mancava nessun quadro. Perché Mr. e Mrs. Jones erano preoccupati allora? Mancava una cornice. Di fatto costava più dei quadri stessi perché vi erano incastonate delle gemme. Mary sta camminando nel bosco quando vede un castello molto strano. Si sta facendo tardi e decide di chiedere se può fermarsi per la notte. Il castello è abitato da un troll malvagio a cui non piacciono gli intrusi. Mary viene catturata e chiusa in una stanza buia con 2 guardie. Ma il troll le dà la possibilità di liberarsi. Ci sono 2 porte nella stanza. Dalla prima si può scappare, mentre l'altra è chiusa. Le guardie sanno quale porta permetterà a Mary di scappare. Una delle guardie dice sempre la verità, mentre l'altra mente sempre, ma Mary non sa quale. Può fare solo una domanda a una delle 2 guardie. Che domanda deve fare?
Se Mary dicesse: «Se chiedo al tuo collega di mostrarmi qual è la porta da cui posso scappare, che porta indicherebbe?» La risposta non sarebbe importante, perché indicherebbero entrambe la porta chiusa. La guardia che mente indicherebbe la porta sbagliata e, di conseguenza, così farebbe anche la guardia onesta. In questo modo, Mary saprebbe qual è la porta sbagliata e potrebbe scegliere l'altra. Un uomo va alla festa del suo amico e dice a sua moglie che tornerà prima dell'alba. Si rade la barba ed esce. Torna, come promesso, prima dell'alba, ma con una barba fitta e lunga. Come mai? L'uomo e sua moglie vivono in un posto ai poli in cui le notti durano per molti mesi. Anthony, il direttore finanziario di una grande azienda, è riuscito a persuadere i suoi nuovi partner a firmare un contratto molto importante. Poi ha messo il documento in una cartellina e l'ha lasciato sul tavolo del suo ufficio. Quando è arrivato al lavoro il giorno dopo, la cartellina non c'era più. Anthony allora ha chiamato tutti gli impiegati nell'ufficio e li ha interrogati. La donna delle pulizie ha detto che era occupata a lavare il pavimento e di non aver fatto attenzione alle cose in giro. Il designer ha spiegato che non si era alzato dalla sua postazione. Inoltre, essendo un artista, non si occupava dei contratti. Il contabile ha ammesso di essere entrato nell'ufficio di Anthony per chiedergli la firma su alcuni documenti. Ma quando ha visto che non c'era, è uscito. Chi ha preso la cartellina con il contratto? Il designer. Anthony non ha mai detto quale cartellina era sparita. Come faceva a sapere che nella cartellina scomparsa c'era un contratto? Eric indossa solo calzini bianchi o neri. Una mattina è di fretta e deve prepararsi per un meeting importante. All'improvviso la corrente se ne va. Eric ha 10 calzini bianchi e 10 calzini neri, ma sono tutti mescolati. Non vuole sembrare stupido al lavoro indossando calzini differenti, ma la stanza è completamente buia e Eric non vede niente. Quanti calzini deve tirare fuori dal cassetto per trovarne almeno due che si abbinino? Tre calzini sono sufficienti. In un set di tre calzini, almeno due hanno lo stesso colore. Jane ha detto al suo capo che qualcuno ha rubato i documenti che aveva preparato per la riunione. Ha aggiunto di aver notato qualcuno entrare con indosso un vestito elegante, guanti e una maschera nera. Questa persona aveva anche tre anelli. Il capo non le crede. Perché? Jane ha detto che la persona indossava dei guanti, allora come può aver visto tre anelli? Probabilmente Jane si è dimenticata di stampare i documenti. In una bella giornata di sole, Vivian, che vive in una cittadina vicino al mare, decide di andare a fare una camminata da sola. Ma dopo qualche ora di trekking, finisce in una parte del bosco che non conosce. Davanti a lei ci sono tre sentieri. Sul primo sono visibili delle impronte di orso. Sull'altro delle impronte di scarpe. E il terzo è proprio accanto a un fiume. Che sentiero deve scegliere Vivian? Quello del fiume. Visto che abita vicino al mare, probabilmente il fiume porterà lì. In questo modo può capire dove si trova. E adesso tocca a te. Conta gli indovinelli. Quante risposte corrette sei riuscito a dare?